Benvenuti e benvenute a tutti e a tutte. Siamo verso, insomma, il percorso verso la fine del nostro percorso dei 10 cioccolatini, quindi siamo ormai all'ottavo e oggi parleremo di cognizione distribuita, concetto che in realtà avevo già anticipato, ma è importantissimo in questo momento storico. In realtà non è un concetto nuovo, assolutamente non è nuovo, perché già dagli anni 90 Norman e Atkins parlavano della cognizione distribuita. Che cos'è la cognizione distribuita? La cognizione distribuita ci dice che la conoscenza non è più un passaggio, non è solo perlomeno un passaggio da chi sa a chi non sa. Non è più solo un passaggio dal docente al discente. Noi oggi sappiamo che la conoscenza è nell'ambiente. In modo molto pragmatico, prendiamo il nostro telefono, il nostro device. E nel giro di mezzo secondo mettiamo due parole chiave e noi otteniamo una quantità di conoscenze infinite. Questo in modo molto, molto pragmatico. Quindi questa è la dimostrazione ed è una novità, novità nel senso che dagli anni 90 che ne parliamo. Prima il passaggio della conoscenza era da chi conosceva a chi non conosceva, oggi non è più solo questo. Abbiamo parlato della formazione continua, dell'apprendimento permanente e di come questo sia importante. Perché è importante? Perché siamo nell'era della cognizione distribuita, appunto. Ma questo cosa ci dice anche? C'è un altro passaggio estremamente importante, riferito ovviamente alle competenze. Questo ci dice che nell'era della cognizione distribuita le competenze non sono più un possesso personale, ma le conoscenze sono nell'ambiente, le competenze, scusate, sono nell'ambiente. Quindi, e qui riprendo un detto, non importa quello che sai, ma importa che tu sappia quello che devi sapere quando serve. Questo è il passaggio della competenza del possesso personale, prima degli anni 90, prima che si parlasse di cognizione distribuita, invece alla competenza come distribuzione dinamica. Importantissimo questo passaggio, lo ripeto, la competenza non è più un possesso personale, bisogna uscire da questo paradigma. La competenza nell'era della cognizione distribuita ha una distribuzione dinamica. Questo cosa significa? Che la competenza non è più legata all'individuo, ma la competenza è distribuita, è legata all'ambiente. E l'evidenza classica, vi porto degli esempi che trovate tranquillamente nelle cronache, pilota di aereo, bravissimo pilota di aereo, quindi la sua competenza personale è estrema, è altissima, ma la plancia, gli cambiano la plancia e quando è ora di far scendere il carrello, invece di avere il pulsante a portata di mano, gliel'hanno messo in un scomodo. Quindi in un posto dove lui deve distogliere lo sguardo e cercarlo. Quindi lui è bravissimo come pilota, ma l'ambiente intorno a lui non è funzionale a quello che deve fare e quindi crea il danno e l'aereo atterra in modo non adeguato, quindi con dei danni importanti. O diversamente. Un esempio che si fa molto spesso, bravissimo chirurgo, ma la sala chirurgica si può entrare, quindi il chirurgo sta operando, ma entra il chirurgo dell'operazione successiva e gli chiede quando finisci. Quindi il chirurgo è bravissimo, ma viene distratto perché l'ambiente non è adeguato a quello che si sta facendo, all'obiettivo, e quindi ovviamente magari si creano dei danni. Perché invece di fare quello che stava continuando a fare, va in automatico e non è più centrato in quello che stava facendo. Quindi ecco, capite, è un passaggio estremamente importante, perché la competenza non è più legata solo all'individuo, ma è legata anche all'ambiente nel quale l'individuo sta operando. Questo cosa ci dice? Anche che le competenze non sono definite, ma le competenze dipendono da quello che viene richiesto in quel momento, in quel contesto. E torniamo a quell'aforisma che vi dicevo prima, non importa quello che sai, ma che tu sappia quello che devi sapere quando serve. Ancora, le competenze
non sono pronte all'uso. Nel paradigma del possesso personale erano pronte all'uso, ma nel paradigma della distribuzione delle competenze distribuite, della distribuzione dinamica delle competenze, le competenze vanno cercate, vanno recuperate nella mia memoria e devo renderle disponibili. Ancora, non sono frutto di qualcosa di pregresso, di un curriculum fatto, cioè io faccio il mio curriculum, abbiamo visto negli incontri precedenti, non è il curriculum che mi dà la competenza, perché il curriculum pregresso è lo strumento, sono gli strumenti attraverso i quali io posso fare uso per essere competente in quel contesto. Quindi non è più pronto, ma è qualcosa che io devo ricercare in funzione di quella condizione. Ancora, l'identità professionale cambia completamente, perché io non posso più avere un ruolo. Finché c'era il paradigma delle competenze, della competenza, il possesso delle competenze, io ho quel ruolo legato a quella mia competenza, ma se la competenza ha una distribuzione dinamica, il mio ruolo diventa evanescente, perché non... Ancora, il mio curriculum, le mie conoscenze adeguate ai contesti si modificano in funzione del contesto. E quindi ecco che mi servono come strumento, ma indubbiamente devo relazionarmi a quella condizione, a quella situazione che è diversa rispetto a tutte le altre condizioni, a tutte le altre situazioni. Questo cosa mi porta a dire? Mi porta a dire che sono in una costante condizione di incertezza. Quindi io devo accogliere questa incertezza. Incertezza perché ovviamente io mi sento ignorante, non avendo quell'ancora di possesso, ma essendo una distribuzione dinamica, essendoci questo dinamismo costante, io sono in una costante condizione di ignoranza. E santa ignoranza, ben venga questa ignoranza. Perché? Perché lo stimolo per andare a cercare quel qualcosa che mi manca per essere adeguata a quel contesto. Io sono competente perché so di essere ignorante e quindi so di dover cercare quello che mi serve per risolvere questa specifica situazione. E torniamo all'aforisma col quale ho incominciato: non importa quello che sai, ma che tu sappia quello che devi sapere quando serve. E quindi santa ignoranza, perché ovviamente mi permette di andare a ricercare con approccio scientifico, con saggezza, con abilità socio-affettiva, con competenza normativa, quello che mi serve in funzione di quello che viene richiesto. Quindi vedete che incominciamo anche a fare un po' chiudere il cerchio, no? Di tutto quello che abbiamo detto e di tutto il percorso che appunto stiamo facendo.